Credo che alla fine il risultato di 0-0 sia un risultato giusto, una partita combattuta tra due squadre che meritano i posti che occupano in classifica. Si sapeva che era una partita tesa per l'alta posta in palio. Noi alla fine, forse nell'ultimo periodo, ci siamo un po' accontentati del pareggio perché li teniamo a distanza di un punto, loro domenica riposano, noi abbiamo la possibilità, se riusciamo a fare il risultato lì a Rossano, di mettere una seria ipoteca sul campionato. Sappiamo adesso che dipende solo ed esclusivamente da noi, ci proveremo, abbiamo lottato fino adesso, continueremo a farlo in queste ultime tre partite che mancano, anche se devo dire che all'inizio siamo partiti un po' in condizioni abbastanza precarie, anche se gli obiettivi erano quelli di un campionato di vertice. Poi abbiamo avuto la fortuna di rimanere aggrappati al treno promozione. A dicembre abbiamo fatto qualche innesto dove ci serviva e poi pian piano i risultati sono venuti. Faccio i complimenti allo Spezzano, era una partita un po' tra parentesi a rischio per problemi inerenti al pubblico, ma penso che devo fare i complimenti a loro che si sono dimostrati, a parte qualche sfottò che nel campo, nel calcio ci può stare, si sono dimostrati abbastanza corretti e anche quelli di San Marco hanno ricambiato con sportività e tutto. È stata una gran bella partita, combattuta da tutte e due le parti, giocando molto a centrocampo, occasioni da gol, un po' da parte nostra, leggermente un po' di più al primo tempo, ma altrimenti nessuno dei due ha avuto occasioni da gol. La partita è stata molto combattuta, è una partita di cartello veramente, perché è un punto di distacco, loro hanno mantenuto il punto di distacco fino ad oggi e noi siamo venuti qua a giocarcela, infatti abbiamo giocato con quattro attaccanti, però purtroppo quando la palla non va dentro la partita finisce 0-0. Fai solo un plauso ai ragazzi perché da inizio campionato in sofferenza, facendo tanti sacrifici, sono stati veramente prima dei grandi giocatori, dei grandi uomini. Veramente un plauso va a loro.